Pelle o similpelle? A volte è difficile distinguere l'originale dall'imitazione. La miglior pelle sintetica può ingannare sia alla vista che al tatto anche molti esperti. Non sarà un prodotto originale, ma è in crescente diffusione. Il successo è assicurato. Oggi molti prodotti di qualità sono realizzati in pelle sintetica. La produzione parte da un plastificante a base di idrocarburi pompato in un tino da mescolatura. Si aggiunge uno stabilizzante UV che protegge il materiale dai raggi del sole. Poi lo si versa in una soluzione ritardante che lo renderà ignifugo. Si amalgama la miscela e si aggiunge polvere di vinile fino ad ottenere una massa che ha la consistenza dell'impasto delle crepe. Poi si versano diverse tinte in un altro tino, seguendo la formula per ottenere una specifica sfumatura. Quindi si pompa del vinile liquido negli agenti coloranti. Ora, un grosso rotolo di carta di consistenza simile al pellame viene svolto nella macchina patinatrice. Mentre il vinile liquido tinto fluisce nella macchina, un braccio mescolatore smuove la sostanza e i rulli sottostanti la applicano alla carta. La carta con la patina di vinile passa poi in un forno. Qui il vinile si indurisce acquisendo la consistenza della carta. Il primo strato, molto sottile, serve da riferimento per la finitura superficiale. Una seconda dose di vinile contiene un agente ispessente. Per questo è chiamato la schiuma. Una volta applicata al primo strato, darà alla trama forma e struttura. Si versa la seconda miscela di vinile nella macchina patinatrice e la si fa scorrere sul primo strato. Il vinile a doppio strato passa poi in un altro forno, dove il calore attiva l'agente ispessente, provocando l'espansione del secondo strato. Una volta che il vinile espanso si è solidificato e aderisce al primo strato, il tessuto viene srotolato. Poi una macchina rimuove la carta e rivela il primo strato della trama. A volte si stampa un ordito nel vinile per dargli una tonalità brunita o sfumata. Poi si prepara una soluzione che limita l'usura. Dei rulli la applicano alla pelle sintetica, dandole l'ultima rifinitura. Ma il prodotto non è ancora pronto per l'imballaggio, si sottopongono vari campioni ad una serie di test. Questa macchina sfrega il tessuto sintetico anche 3 milioni di volte per valutarne l'usura. Poi c'è il test di trazione. Si attacca un peso a una striscia fissata di pelle sintetica. La striscia si tende fino al doppio della sua lunghezza, ma non si strappa, quando si dice avere la pelle dura. Poi c'è la prova del fuoco. Si tiene un pezzo di materiale sopra una fiamma e gli si dà fuoco. Se smetterà di bruciare in 2 secondi, vorrà dire che è ignifugo. Test superato. Tutto grazie ai ritardanti aggiunti in precedenza. Poi si fissa un pezzo in una cornice e lo si mette in forno. Il calore lo renderà più malleabile. Uno stampo con il vuoto risucchia la pelle dandole la forma voluta e verificando anche le sue qualità termoplastiche. Non provate a farlo con la vera pelle. Oggi questo prodotto viene realizzato in un'infinità di modelli e colori, quindi in ogni occasione siamo sempre coperti.